diciamo, i fili conduttori, possiamo chiamare, del tuo libro sono appunto il discorso della creazione di monopoli, de facto o de jure che siano, però monopoli sono, o comunque oligopoli, e quella che tu chiami iperprotezione, no? Tu parli di homo restrictivus nel libro, che è una bella immagine, no? Ma Homo Restrictivus è una tua creazione o viene da qualche No, saggio? viene da una citazione biblica Ecce Homo. Sì, In certo. questi Quello l'avevo. giorni siamo proprio in tema, no? Sì, oggi esatto, in questi giorni sì. No, però pensavo che Restrictivus l'avesse già usato qualche lessico o qualche No, altro. c'è Ok, Homo, e quel capitolo fa un po' la parodia della Genesi, e ok, quindi poi attenzione, c'è Homo. una domanda dal pubblico, che è un pubblico conosciuto, Sonia Montegiovo. Soprattutto femminile. Sì, Sonia Montegiovo. Abbiamo, sì, in effetti abbiamo tante persone donne. Allora, approfitterei Sonia, della che presenza saluto. di Carlo, dice Sonia, dice, approfitterei della presenza di Carlo, che saluto, con un abbraccio da qui, per chiedere cosa pensa dell'annuncio su app di tracciamento alla quale sta lavorando la nuova task force di esperti. Andiamo subito sull'argomento leggerino, leggerino. Aspetta, oggi, che oggi, dice, che oggi leggevo in velocità, hanno annunciato come open source. Quali sono le criticità che vedi? Vabbè, dai, allora, cominciamo a rispondere. Mi porta un po' fuori strada rispetto a quello che volevo chiedere, però dai, rispondi alla domanda e poi riprendo io il Allora, discorso. sulle app di tracciamento io ho una posizione laica, nel senso che come i farmaci, anche la tecnologia può essere usata bene o può essere usata male, ma va usata quando serve e per quello che serve. Quello che ho letto io, poi per carità, non sono un virologo, non sono un epidemiologo, eccetera, ma è una delle armi che esistono per combattere la diffusione del virus, per cui se serve, e nella misura in cui serve, è bene che ci siano queste app. Ovviamente non è perché serve un'app, allora si fa un'app purché sia, e in questi giorni qualsiasi regione si è inventata la sua app, che tra l'altro stupidamente, perché non è che il virus si ferma ai bordi regionali. Le persone dovrebbero, ma non lo fanno, il virus sicuramente non lo fa. Per cui occorrerebbe qualcosa che sia utilizzabile dal più vasto pubblico possibile. E poi non è solo perché serve un'app, ripeto, qualsiasi app va bene, e ce ne dobbiamo fregare della privacy, eccetera. Vanno, e si può, e gli strumenti esistono, contemperate tutte le esigenze, e si possono fare delle app con le tecnologie che esistono che coprono tutti o molti dei casi critici. Ad esempio, usando le tecnologie Bluetooth di prossimanza, si riesce a capire se una persona è stata vicino o lontana. Chiaro, non sono perfette, chiaro ci sono delle mancanze, chiaro ci sono dei falsi positivi e dei falsi negativi, però usandole bene si può sperare di quantomeno di rendere possibile questo utilizzo. Non saranno la panacea, non si può far conto solo su quello, ma la tecnologia può fare molto. Open source o non open source non lo so, perché ancora francamente non ho visto. Intanto la prima cosa che vorrei vedere è la licenza, la seconda cosa è il codice sorgente, la terza cosa le dipendenze, perché come dicevo si fa presto a dire open source, in realtà ci sono tante sfumature di open source, bisogna vedere appunto il codice, il tipo di codice, le dipendenze, le piattaforme, la licenza, chiaramente. E Bene. quindi il fatto se io posso installare, la domanda è, posso io, non sapendo niente, installarmi, crearmi da zero questa app dal codice sorgente messo a disposizione e mettermelo sul mio device, quale che sia, e farlo andare? Se sì, probabilmente è open source. E quando dico posso e ho il permesso, allora è open source. Se no, sì, ma forse, boh, allora è qualcos'altro. E non prendeteci per il naso. E lo scopriremo solo Come dire? vivendo, nel senso che per Lo adesso sì. Sì. sopravvivendo, chi sopravviverà? Messaggio di speranza che
in Certo, quaresima, ovviamente. il rischio che lo si scoprirà, magari avremo tutti gli elementi per capire com'è andata, quando di queste app qua, mi auguro, non ce ne servirà, non dovremo più averne bisogno. No, questa è Vedremo. la mia speranza. Cioè, la mia speranza è che questo sia un falso problema, va bene, giustamente adesso bisogna cercare il più possibile di fare le cose correttamente, ma spero anche vivamente di pormi il problema quando ormai chi se ne frega di questa app, ci ha detto molto terra terra perché questa malattia sarà superata. Adesso io voglio assolutamente credere, forse sono ingenuo, che questa non sia una fase storica che serva, che poi porti ad una, come dire, a una continua restrizione delle libertà fondamentali con la scusa che c'è stata nel 2020 un'epidemia, allora fino al 2050 ci comportiamo come se ci fosse un'epidemia. Ecco, questo No, esattamente. vorrei assolutamente, io spero vivamente che non sia così e che sia stato solo un frangente della storia dell'umanità che si chiude nel giro di qualche mese, come si spera, però la deriva è allora lì altro che i libri sull'open source e sugli open standard, cioè perché lì siamo davvero su un tema che forse tocca i diritti umani, i diritti fondamentali, molto più delicato. Ne parlavamo giusto l'altro giorno, no? C'eri anche tu in quel webinar in cui si diceva nel 2001 c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle e una restrizione temporanea delle libertà, e uno era il Patriot Act, e da allora quelle misure temporanee non solo non sono mai state abolite, perché nonostante che lì il terrorismo non sia effettivamente più una minaccia, semmai lo è stata una minaccia per la vita corrente di tutte le persone, però le misure restrittive difficilmente, se qualcuno è tornato indietro, difficilmente sono tornate indietro, anzi il Patriot Act viene reiterato anno per anno o biennio, più adesso non so quanto dura, ma mai nessuno ha detto vabbè, basta. Bene. Così si è sempre in tempo a rinunciare a delle libertà, si è sempre in tempo a rinunciare a ciò che è stato faticosamente raggiunto e conquistato con secoli di lotte, secoli di persone che sono morte per questi ideali, rinunciarvi è molto facile, riottenerli è molto difficile. Allora, Nessuno fa quello che crede. Sonia ringrazia, dice che, vabbè, grazie per la risposta e per il commento. Quindi in cambio, Sonia, devi condividere questa diretta sul tuo profilo, no? Questo è l'accordo. Vedo anche altre persone che sono.